a tutti, bentornati e benvenuti sul canale YouTube di Easy Harp. Io sono Paolo De Montis, l'autore di Easy Harp, la tua scuola di armonica blues online sul sito www.easyharp.it. Questo è il canale YouTube di Easy Harp, se non sei già iscritto ti invito a farlo. Oggi vi parlo di armoniche in tonalità di Do basso. A differenza di tanti anni fa, insomma, quando io ho iniziato a suonare l'armonica, esisteva, cioè l'armonica in Do basso era proprio un'armonica molto particolare che tutti noi andavamo a ricercare fondamentalmente per imitare quello che Sonny Boy Williamson II faceva nelle sue esibizioni anche live, per esempio suonando Bye Bye Bird, dove se la cantava e se la suonava e fondamentalmente alternava parti ritmiche con l'armonica o anche melodiche con questa armonica particolare. Ecco, l'armonica che usava Sonny Boy Williamson fondamentalmente era qualcosa simile a questo. Questa è una Honor 365, intonata proprio in Do basso. Quindi, se l'armonica standard in tonalità di Do suona così, il Do basso suona così. Sentite, è tutto intonato un'ottava sotto. Il risultato è che il suono è molto corposo, molto pieno, molto ricco. E questo si adatta molto bene quando io voglio creare degli accompagnamenti ritmici. Meno come faceva Sonny Boy Williamson in Bye Bye Bird. Bene, oggi più che parlare di Bye Bye Bird, volevo parlarvi appunto di tre modelli di armoniche intonate tutte in Do basso. Esistono oramai tonalità low in tutte le tonalità: Re basso, Fa basso, Mi bemolle basso, però diciamo che oltre al sestetto base di cui vi ho parlato in un precedente video, vi suggerisco di dotarvi anche di un'armonica in Do basso. Questo perché riuscirete appunto a studiare, a imparare a suonare dei brani, diciamo, con più tradizionali, proprio alla Sonny Boy Williamson II o anche tanti altri, dove riuscirete a creare questi accompagnamenti ritmici molto molto efficaci. Quindi, questa è una Honor 365. Allora, la Honor 365 ha 14 fori, è intonata in Do basso. Diciamo che i primi 10 fori di questi 14 funzionano come a livello di disposizione di note praticamente come una diatonica standard a 10 fori. Gli ultimi 4 fori, che sono probabilmente quelli meno utilizzati, aggiungono ancora un'ottava, dove però la disposizione delle note è veramente molto molto particolare, ma non stiamo a indagare. Diciamo che nell'ottica di creare questi accompagnamenti ritmici, molto probabilmente concentrerete sulla parte bassa dell'armonica e quindi alternando gli accordi in seconda posizione, quindi aspirate, quello aspirato rispetto a quello soffiato, il suono è molto ricco, è anche un po' sferragliante come armonica. Si tratta effettivamente di una Marine Band, non so se si legge dalla cover superiore. Quindi fondamentalmente la Honor 365 è una Marine Band più grande, anche le cover sono, come vedete, un po' più grandi.
spazio dietro, vedete, è allargato per avere una proiezione di suono migliorata. È una Hohner Marimbene più grande, con più fori, ma tutta intonata un'ottava sotto. Penso che sia ancora recuperabile questa armonica. Io ce l'ho insomma da tantissimi anni. Mi è stata portata da Parigi quando qui dalle mie parti non si trovava. È veramente difficile trovarla. Adesso probabilmente online riuscite a trovare insomma tra i vari venditori qualcuno che ha una Hohner 365. Diciamo che nell'ambito delle armoniche in do basso siamo proprio legati alla tradizione. Sonny Boy Williamson suonava o una Hohner 365 o probabilmente una Hohner 364, che è praticamente identica ma con due fori in meno. Andate a guardare fin dove arrivavano le dita di Sonny Boy Williamson. Io arrivo a metà. L'indice di Sonny Boy Williamson, magari qua usava una 364 con due fori in meno, ma il suo indice arrivava quasi a curvarsi a fine corsa sull'armonica. Quindi, Hohner 365, do basso, serie Marine Band, classic, insomma, tradizionale. Le piastre sono inchiodate al corpo, quindi siamo molto vicini al concetto della Marine Band classic. Poi sono uscite fuori, proprio negli ultimi anni, tutte le serie low. Fondamentalmente, si è passati a utilizzare, a mettere in produzione delle diatoniche a 10 fori con la stessa disposizione di note, ma con intonazione sempre un'ottava sotto. Questa in particolare è una Seidel 1847 Silver. Low C, low C. Parte il fatto che vengono montate ance in acciaio, perché la Seidel monta anci in acciaio, a parte alcuni modelli che montano anci in ottone. Rispetto alla Hohner 365, è decisamente meno sferragliante, ma in senso positivo, nel senso il suono è più definito e la reattività dell'armonica, dal mio punto di vista, è decisamente migliore. Il corpo del suono è molto, molto, molto buono. Molto caldo, molto ricco, si sente la pesantezza delle ance. Sentite come continuano a vibrare? Ok, ma comunque è suonabile, quindi non è faticoso. Si sente la pesantezza delle ance, ma in senso positivo, proprio per la corposità del suono. È molto reattiva, il suono bello, ricco. È piegabile. Adesso il secondo foro è piegabile, ma fino a un certo punto, perché siamo veramente bassi come intonazione. Quindi, rispetto a una Hohner 365, suono, diciamo, più tradizionale, più agreste, potremmo dire, più Marine Band, fondamentalmente. Sentite, insomma, con un'armonica moderna, di concetto moderno, la performance, dal mio punto di vista, è migliore. Il volume di suono è più importante e dal mio punto di vista è più suonabile. Poi c'è il vantaggio che ci ritroviamo facilmente nell'ambito dei nostri 10 fori, quindi la disposizione delle note è identica nel caso volessimo allargarci anche sulle note più acute dell'armonica in do basso. Poi volevo mostrarvi un altro modello, sempre della Hohner. Questo è una Hohner Thunderbird, ok, Thunderbird,
Low-chi, no? E le Thunderbird fondamentalmente sono, infatti non so se si legge qua, c'è scritto comunque Marine Band, ok? Fondamentalmente è il corrispettivo delle Honor Crossover in tonalità low, quindi le Thunderbird sono tutte low, ok? Rispetto a una crossover, non so se si nota, comunque le cover si allargano verso la parte bassa, e fondamentalmente qui le cover sono più alte e poi si tornano ad altezza normale verso le note acute. Quindi abbiamo sempre il corpo in bambù laminato. Quindi fondamentalmente è una Honor Crossover, che è un'armonica decisamente performante, ma intonata un'ottava sotto. Non vi abbiamo parlato di costi, non so se ne voglio fare, comunque dice, tra le tre molto probabilmente questa è l'armonica più costosa. Allora. Allora, tra le tre, secondo la mia impressione, questa è sicuramente l'armonica più reattiva. Rispetto a una Seidel 1847, insomma, oltre alle ance in acciaio abbiamo un corpo in polimero, insomma, materiale misterioso. Ma che in realtà non è misterioso. Comunque, abbiamo caratteristiche costruttive differenti. Adesso sto confrontando queste due, cioè la 1847 Seidel con la Thunderbird Honor. Allora, Seidel, Thunderbird. L'impressione che ho, ci sono pro e contro. Allora, la Thunderbird è veramente molto molto reattiva. Sentite, cioè con poco fiato, con poca fatica, le ance vibrano subito. Sulla Seidel dobbiamo impegnare un po' più di energia nella respirazione. D'altro canto, quindi la Thunderbird è molto molto reattiva, la 1847 è reattiva, è giusto. Dall'altra parte, dal mio punto di vista, la Thunderbird ha un suono un po' più sottile, probabilmente perché le ance, essendo più reattive, hanno caratteristiche differenti e quindi il suono è ottimo, ma comunque. Allora, quindi secondo la mia opinione la 1847 Low-chi ha un suono più pieno, più corposo. La reattività è corretta, il suono è importante. La Thunderbird è un po' più rapida nella reattività, ma il suono è un po' più sottile. Allora, stiamo paragonando comunque due armoniche, diciamo top gamma comunque, mi permetto di dare il mio parere soltanto perché le uso e non avrei nessun problema a scambiarle. Ma in questo caso mi sento di consigliare la Seidel 1847, in questo caso Silver, ma anche il modello Classic direi che va benissimo. Poi esiste anche il modello
Nobel con il corpo in alluminio, ma dal mio punto di vista nelle tonalità low, un suono più caldo funziona meglio, quindi l'alluminio tende un po' a rendere un po' più brillante il suono. In questo caso, secondo me, non è molto vantaggioso. Quindi 1847 Silver oppure Classic, secondo me, è la scelta a mio gusto migliore. Costa tra l'altro un po' meno rispetto a una Thunderbolt. Se siete amanti Honor, insomma, del concetto della Marine Band, sicuramente la Thunderbolt fa per voi. Confrontando la Thunderbolt, rimanendo in casa Honor, la Thunderbolt con la Honor 365, qui la differenza si sente molto meno, si sente ancora di più. La 365 forse è l'armonica meno reattiva, un po' più legnosa, un po' più pesante, quella che suona proprio forse un po' più antico, che sarà anche un aspetto molto positivo. La Thunderbolt è sicuramente più reattiva, più performante. Adesso sentite, c'è qualche nota, qualche ancia che magari va un po' a sbattere. Insomma, sono tutti aspetti di colore che possono anche piacere, ecco. Diciamo, se io dovessi consigliare tra queste tre possibilità, in realtà io ve le potrei consigliare tutte, sono da provare. Io ho iniziato con una Honor 365, poi scoprì la Thunderbird quando venne messa in produzione, poi insomma sono diventato endorser delle side, ho conosciuto tutti i modelli di side e devo dire che io mi trovo benissimo con la 1847 Low C. Bene, questo era il video di oggi, spero vi sia piaciuto, che vi sia stato utile. Se così è stato, magari lasciate il vostro like. Se non siete già iscritti al canale YouTube di EasyArp, vi rinnovo l'invito a farlo. Iscrivetevi ora e cliccate anche sulla campanellina per ricevere tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Se avete commenti, sentitevi liberi di scrivere qui sotto. Vi ricordo che potete seguire EasyArp anche sui diversi social, su Facebook, Instagram, Telegram e soprattutto, se non l'avete già fatto, andate a visitare EasyArp 2.0, la tua scuola di armonica blues, online sul sito www.easyharp.it, dove trovate insomma una vera e propria scuola online di armonica blues strutturata su diversi corsi, livelli. Avete la possibilità di sostenere gli esami per certificare il superamento del livello, community di studenti, insomma, tutto quello che vi può servire per fare un percorso guidato di apprendimento dell'armonica blues. E ricordate che imparare a suonare l'armonica è facile con EasyArp. Take it easy, EasyArp. Ciao, saluto tutti.